Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Link 91 su Yo-Kai Watch 3. Prima di cominciare con le nuove avventure, due cose veloci, eccola qua, questa è la prima, la mappa del tesoro vicino allo stagno nella prateria, mentre la seconda è anche essa qua vicino, sempre a Riva del Nord. Andiamo subito a vedere qual è. Un'altra è qui invece al campo da basket, eccola qua, pista di atletica, ok. Una volta finito il gioco nel post game faremo tutte quante queste missioni secondarie e poi ci addentreremo davvero nel post game vero e proprio. Sarà un solo episodio comunque sia quello delle mappe, sia ben chiaro. Ora, avendo attivato la missione degli UFO, dobbiamo andare a riferire a Wyatt quello che sappiamo sugli UFO. E cosa sappiamo sugli UFO? Niente. Fancy Red non è che spieghi chissà poi quanto, eh. Quindi l'UFO dovrebbe trovarsi su Picco Pistacchio? Esatto, ma non sappiamo come procedere. Che gioco da ragazzi, basta salire sul picco e trovare l'UFO. Ma in effetti un problemino ci sarebbe. Un problemino? Il buon vecchio Mr. Ison mi ha dato una buona dritta. Ha detto che attraverso la grotta del Lamentoso si arriva al Picco Pistacchio. E quale sarebbe il problema? Il problema sarebbe arrivare alla grotta del Lamentoso, innanzitutto. Possiamo raggiungerla solo navigando il fiume con la zattera. Però nelle rapide ci sono grossi massi lì che bloccano il passaggio. Altro che problemino. Perfezionare la zattera è l'unico modo per farcela. Perfezionare significa che possiamo modificarla? Ci puoi scommettere? Quei massi non saranno un problema se riusciremo a saltarli. Possiamo procurarci i componenti necessari al deposito di rottami. Capisco. Ecco spiegato cosa facevi quella volta. Quando ti abbiamo incontrato al deposito di rottami. Già. Ora è tempo di andare all'avventura! Missione perfezionamento zattera! Ok. La cosa qui è molto semplice, basta andare al deposito di rottami, con il rango C aprire quella porta che prima ci era preclusa e prendere appunto qualcosa che ci permetta di aggirare, o meglio, saltare i massi, perché come fai ad aggirarli? Ci puoi solo saltare. Beh, a dire il vero il modo ci sarebbe, ma il gioco non ti permette di farlo. Punto più vicino per raggiungere il deposito è casa nostra o comunque sia l'ufficio postale, poi... Aia... Questi me la fanno pagare prima o poi se continuo ad attraversare col rosso. E dunque, vediamo un po', quiz cartello, quello niente. Questi hanno paura di me ora, ovviamente, come è giusto che sia. Ecco Wyatt. Ah, eccovi! Avrete trovato qualche componente utile a potenziamento della zattera? Ancora niente di eccezionale. Che peccato. Serve qualcosa che possa far saltare la zattera, come una molla o qualcosa del genere. D'accordo, cerchiamo una molla. Io darò un'occhiata qui intorno. Ah, Andrea, voi cercate vicino a quella barca. Sì. Va bene. Lo yokai... No, quella era lette rotta, se non sbaglio. Ok, vediamo un po'. Qui cosa c'è? Dammi le tue gioie, stella danzante. Ma che bello. Sono molto felice ora. Ok, qui non c'è altro. Però attenzione, vediamo un po' se così c'è qualcosa qui sotto. No. Attenzione. Eccolo. Ah, che cos'è? Molla potente. Che non so come faccia a funzionare in acqua, ma funziona. Fantastico, Andrea, ottimo lavoro. Adesso basterà fissarla a fondo della zattera, così oltrepasseremo i massi saltandoli come fossero sassolini. Non resta che potenziare la zattera. Incontriamoci alla base segreta. Ah, ecco. Quindi mi lasci esplorare? Un'altra mappa del tesoro. Quattro tetti blu? Ma non l'abbiamo già trovata? Scusate, Ad ogni modo, torniamo ora alla base. Perfetto, Wyatt. Dunque, potenziamo questa zattera. Abbiamo tutti i componenti, ora dobbiamo solo montarli. Sicuro che possiamo riuscirci da soli? Certo. Stai senza pensieri, Andrea, andrà bene. Quando si parla di costruire zattere sono un esperto. Come on, modifichiamo la zattera! È un esperto, però gli servivano... gli serviva la guida. Ricordate quando siamo andati nella... al negozio di barca a leggere la guida? Ora è pronta! Me l'ho immaginata, come dire, diversa. Quindi mia ora potrà saltare gli ostacoli, siamo sicuri? Provare per credere. Ora possiamo avventurarci verso la grotta del Lamentoso. Che bello. Sprizzo gioia da tutti i pori. Non lo vedi?
Prepara la zattera, voglio mettere questo telaio. Oh, cavoli, molta più resistenza. Eh sì, eh. Ok, lo levo. Piccole rocce, via all'avventura allora. Mettiamoci in viaggio. Sempre quel pennino scrauso piccolino che ti danno col 2DS. Ok. Quando sei vicino premi il pulsante A e salta. Ok. Oh là là! Ehi, che robina! Se vai in quella direzione arriverai alla grotta del Lamentoso. Ottimo! Vediamo quali insidie allora ci aspettano qui durante il viaggio. Che poi dobbiamo tornarci qui in un secondo momento. Per... non so di preciso se le missioni dei blaster... o comunque se ci sono queste rocce che dovremmo poi saltare. Non penso che possiamo saltarle ora. No, ora non possiamo ancora. Va bene. Le salteremo in un altro momento. Ok, c'è solo un punto di recupero, diciamo. Per riposarci. E... pipistrello! Come fa a far male a una zattera? Me lo spieghi? Non ha senso questa cosa, non è logica. Io non me la spiego. Ok? Dai ragazzi. Pronti? E via. Vabbè. Schifoso. Dunque, questo tesoro invece c'è. Remo di Banz. Vedi, ogni volta troviamo qualche pezzo nuovo per la barca. Ma questo qui tutto solo? Così? Taglio cieco, il boscaiolo. Di solito non lavoro per altra gente, ma per stavolta chiuderò un occhio. Oh. Ok. Userò questo pezzo in qualche modo, ecco fatto. Quindi me la metto a posto? Ah, resistenza ripristinata. Oh. Grazie! E siamo arrivati alla grotta del Lamentoso. Allora? Che scoperta! Un tesoro! Gne. Ci aspetta una fantastica avventura! Non avete visto ancora nulla? La vera avventura inizia ora! Grande! Così questa è la grotta del Lamentoso? È così mia oscura e tetra! Non c'è nulla da temere! Ne sei proprio sicuro? È davvero buio qui! Tirate fuori il coraggio! Forza Andrea, andiamo! Certo! Insomma, mica tanto, certo! Ehi, voi lì! Chi diavolo è mo questo? Wow. Ah. Buoni, siamo nervosetti, eh? Posso farvi una domanda? Domanda? Nah. Tra questo zuccone pieno di sé chiamato Nuvola Azzurra e questa splendida, meravigliosa e adorabile eroina chiamata Incantella, chi preferisci? Scusa, in che senso? Ti sembra normale spuntare così dal nulla e fare certe domande? Forza, rispondi, dimmelo! Ok, lei si chiama Incantella? Saki-chan è Incantella? L'eroe che scegli apparirà nella storia che segue. Le storie saranno leggermente diverse. Sì, al posto di, appunto, Nuvola Azzurra viene Incantella. Beh, è ovvio che preferisca Incantella, però Nuvola Azzurra, insomma... è uno yokai di tutto rispetto. Andiamo con Incantella. Ottima scelta, ma non illuderti. Ehi tu, sì, proprio tu che stai giocando. Vieni un attimo qua. Incantella non ha occhi che per me, d'accordo? Ma... scusa, se sceglievo allora Nuvola Azzurra, che faceva? La stessa scena? Come ti pare? Ah no, perché comunque sia lui odia Nuvola Azzurra, a quanto pare. L'ha detto un pallone gonfiato, quindi no, lo odia. Sono venuto solo per chiedere al giocatore di scegliere un eroe, tutto qua. Questo io l'ho visto anche su Puni Puni, ma tempo fa, forse inizi 2017, può essere? Ci si vede belli. Era un SS, se non sbaglio. Ok, quindi hanno aggiunto questa possibilità alla storia. Sì, praticamente credo che io su Sushi avevo appunto Nuvola Azzurra, quindi credo che su Tempura ci sarebbe stato appunto Saki-chan in Cantella, quindi va bene. Che tipo strano, comunque sarà meglio andare.
Scelgo Sakichan, o meglio Incantella, perché appunto Nuvola Azzurra, avendolo avuto su Sushi, sapevo già com'era, quindi preferisco appunto scegliere uno yokai che non ho. Ad ogni modo, andiamo avanti. Poi volendo, posso anche comunque sia giocarmi la versione che ho appunto fisica di Yokai Watch 3, perché questa qui che ho sto giocando su quella digitale, quindi potrei anche giocarmi l'altra e poi fare le differenze, ma non penso che lo farò. Com'è buio, come facciamo a procedere? Niente panico! Ho portato qualcosa che farebbe al caso nostro. Cosa? Una torcia? Una mazza? Non è una semplice mazza, basta accendere un fuoco. Eccola! Wow, grande! Ecco una torcia! Meraviglioso, guarda che luce! Ecco Andrea, tieni! Certo, ci vorrebbe un pezzo di stoffa e della benzina, però... Scotta! O al limite anche un pezzo di stoffa. È sicuro che sia... è sicuro? Sicuro, almeno finché non ti bruci. Avanti, diamoci una mossa! Che bello! Ok, qui dovremmo affrontare ancora un'altra volta quel maledetto agente Kia. Guarda gli occhietti là sotto. Ah, sbattono anche le palpebre, meno male, perché c'avevo un attimo di paura. Dico, ma non sbattono gli occhi? Negatina, sei enorme, occupi tutta quanto la strada. Kumbatto, questo ragazzi è forte, Kumbatto. Mi è piaciuto un sacco l'altra volta. Guarda lì, Leon Whist al 20, ottimo. Barbe Crude l'ho messo in squadra, che è fortino. Mi piace, ha un sacco di difesa. Perlomeno quello che ho preso io. Ok, qui non si può andare. Qua c'è uno yokai che è un traspec. Ehi, sveglia! Bleh! Chi è che non ama incontrare uno yokai che quando lo incontri fa bleh? Ma questo cos'è? Sembrava quasi un quiz. Hai paura, incredibimbo? Io no. Che facciamo? Ed infatti l'ho sconfitto, vedi? Attenzione! Ehi, certo! Certo, sì. Combatto. Ma è uno yokai classico? Ok. No, forse era celeste. Quelle che vanno col modello U. Beh, comunque sia, è American yokai. Ok, qui la strada è preclusa, sì. Ok, eccoci qui. Oh no, dobbiamo scappare ora. Che cavolo! Dio cielo, quello non è! Quello è il brutto ceffo che ci ha attaccato nella foresta, che ci fa qui? Non credi che ci stia seguendo, vero? Faremo meglio a non farci vedere, restiamo nell'ombra. Okay. Sono d'accordo. Ok, quindi devo arrivare di là. Basta fare il giro. Emmo, se non sbaglio, ci insegue. Vero? Voi mocciosi, che ci fate qui? Oh, ci ha scoperto! Si mette male, scappiamo. Certo. Sarà facile, non ti preoccupare. Io guardo la mappa di sotto perché è più facile che uno si orienta. Ok, qui, perfetto. Piano. Ok. Ok, ma dovrebbe cascare di sotto. Cioè, noi dovremmo cascare di sotto. O forse no. Che fatica, eh. Qui dovremmo essere al sicuro. Trovati. Credevate di cavarvela così? Diamine. Ci ha visti. Presto facciamo qualcosa. Accidenti. Preparatevi, mocciosi. È caduto. Beh, che colpo di fortuna, il terreno non era stabile. Pensavo che per noi fosse la fine. È il nostro giorno fortunato. Forza, proseguiamo. Nel nostro giorno fortunato, non proprio. Dunque. Oh, eccoci qua. Mm.
Davvero credevate di passarla liscia? È tornato, ma come ha fatto? Diamine, dopo quella caduta è tornato subito alla carica. Siete spacciati. Aio. Cos'è stato quel rumore? Ecco. Siamo noi a cadere questa volta. Lui si è giusto il cappello. Patetici. Ma ehi. Wow. Ehi, aspetta. Povero Whisper, una sottiletta. Spalmabile. Il formaggio spalmabile. Ai, state tutti bene? Sì, Whisper era molto morbido. Per fortuna siamo caduti su questo morbido cuscinio. Io non sono un cuscino. Aspetta, dove siamo? Oh, povero Whisper, stai bene? Sì, grazie per averlo chiesto. Che ci fate voi qui? Salve! Tranquillo. Sì. Steve Jones! Non avete letto la mia lettera? Vi avevo detto di non venire. Wow. Che è stato? Un terremoto? Non sarà stato quel tizio, sarà su tutte le furie. Quel farabutto è già arrivato fin qui? Lo conosci? So solo una cosa su di lui. Va verso il luogo dove si è schiantato l'UFO, vicino a queste grotte. Attenzione. L'UFO! Si trova davvero da queste parti? Sì, però anche lei, signor, chi è? Faccia piano. Cielo, questo rumore si fa più forte. Se continua così, la grotta finirà per crollare. Devo trovare l'UFO prima di lui. Ti aiuteremo. In fondo hai ragione i nostri piani. Sì. Giusto, forza, troviamolo. Salve. Ehi, Andrea, aspetta. Prima devo darti qualcosa. Smash. Nella grotta del Lamentoso ci sono tanti massi ad ostacolare il percorso. Perciò, prendi questa trivella yokai e fanne buon uso. Oh, yes, baby. Trivella yokai? È uno degli oggetti connetti sogno per lo yokai watch sogno. Se i massi ti bloccano la strada, usa il connetti sogno per farti strada. Perfora anche le rocce più resistenti con la trivella yokai. Basta posizionarsi davanti a una roccia e tenere premuto il pulsante A. Devi posizionare la medaglia yokai sulla trivella yokai per farla funzionare. Ecco il connetti sogno, premi il pulsante Y per vedere i tuoi oggetti connetti sogno. Non ti preoccupare, puoi ancora accedere alla lente con lo stesso pulsante. Posiziona le medaglie tramite il menu sogno e sono suddivise in base alla tribù, ottimo. Per la maggior parte di esse la trivella funziona allo stesso modo, ma alcune medaglie speciali conferiscono alla trivella delle capacità aggiuntive. Se usi una di queste medaglie, la trivella assumerà un aspetto speciale. Vedere per credere, vai subito a provare. Ci sarà sicuramente l'aiuto. È fantastico, grazie signor Jones. Agli ordini. Presto, abbiamo un UFO da trovare. Grazie Steve Jones, quindi signor Mascelle. Fare attenzione, in caso di caduta non voglio farvi più da cuscino. Ma ora che si fa? Steve Jones è impegnato. Dovremmo inventarci qualcosa senza il suo aiuto. Andiamo. Chiediamo agli yokai nei paraggi se sanno qualcosa dell'UFO. Qualcuno deve aver visto qualcosa. Cerca indizi sull'UFO nella grotta. Usa la trivella. Un letto, magari possiamo riposarci? No. Niente, tutti quanti macchinari. Ok, vediamo un po'. Trivella. Mi manca praticamente Enma, Oscuri e quell'altra strana che era... com'è che era? Non mi ricordo in italiano come si chiama, sinceramente. Vi farò vedere prima o poi come si prende Godzilla, tranquilli. Ma tanto non lo uso come yokai. È fatto! E ora continuiamo. Ok, questo ha paura di noi. Siamo troppo forti allora? No ragazzi, In guardia con stile. Affrontiamoli allora. Ad ogni modo adesso ci fermiamo, comunque sia. Anche se credo che farmare qui sotto non sarebbe una cattiva idea. Certo però, non abbiamo comunque sia un punto per recuperare le energie. Oh, eccolo. Wow, e voi chi siete? Wow, non avvicinatevi così di soppiatto. Mi avete fatto prendere un colpo. Scusa, vorremmo solo chiederti una cosa. Sai qualcosa sull'UFO che si è schiantato vicino a queste grotte?
UFO? Wow, non saprei. No, però ho sentito un frastuono così forte che... Wow! Un frastuono? Sì, proveniva da sopra e mi ha fatto urlare fortissimo. Wow! Andiamo! Wow, sì, credo che sia il caso di andare a controllare. Indizio per novità se l'UFO ha precipitato. Wow, Drillo! Oh, yes! Ad ogni modo, Cooj, questo episodio di Yo-Kai Watch termina qui. Domani continueremo le esplorazioni di questa grotta misteriosa e vedremo comunque sia se ci sono ulteriori indizi, perché vorrei proprio tornare a curarmi, ma non lo so. Vediamo un po' anche Bacon Trito, poi vediamo il da farsi. Che volete da me? Dritti a sodo. A sodio, perché ovviamente lui è salato. Sai del UFO che si è schiantato vicino a queste grotte? Che? UFO, non ho mai visto schiantarsi nulla di unto, fritto e oleoso. Caspita, Bacon Trito sembra nervosetto. Capito? Unto, fritto e oleoso. Ridete. Piuttosto, hai sentito un frastuono di recente? Sì, eravate voi, Pitrito. Calmo! Sai dirci da dove proveniva? Veniva dritto trito da lì. Ho sentito un dong rimbombare. Ora non riesco più a dormire. Mi chiedo sempre se ricapiterà. Sono contrito. Sono così contrito. Ora si spiega perché è tanto invipetrito. Invipetrito, inviperito, cavoli. Mi ha confuso anche me quella frase. Controlliamo lì. Ok, mancherebbe solo un punto da controllare, però noi siamo fortini e ce ne andiamo per la nostra strada. Non credo ci sia nulla qui a parte un oggetto. E se cadiamo di sotto, bella non è. Ok, sì, c'è un oggetto. Pezzo moneta, una stella. Credo che dovremmo rifare la strada di prima. Non ne sono totalmente sicuro, però intanto diamo una controllata. Possiamo salire da qui? Ah, effettivamente dobbiamo andare di là. Quindi allora andiamo a curarci e poi dopo continuiamo. Domani. Bene, Cooj, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yo-Kai Watch. Come ho detto appunto, domani continueremo l'esplorazione, sconfiggeremo ancora una volta gente chi è e chissà che non troveremo proprio l'UFO. Ad ogni modo vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!